Allora, raga, io mi arrabbio quando mi sento preso in giro, quando vedo e ascolto determinate interviste e capisco che questa gente ci sta prendendo per i fondelli. Perché le dichiarazioni, quando si fanno, vanno pesate sul momento. Oggi l'unica dichiarazione che può rilasciare il nostro allenatore, i nostri dirigenti o qualsiasi nostro giocatore sono testa bassa e lavorare. Non parliamo di scudetto, non parliamo di niente, dobbiamo lavorare per uscire da questa situazione, perché è sotto gli occhi di tutti che stiamo facendo una stagione altalenante. Rifacciamo magari due o tre partite belle dove vinciamo e poi ne facciamo due dove perdiamo. Adesso arriva il Monza e il Cagliari, mi aspetto anche che le vinciamo tutte e due. Poi fai una partita un po' più difficile e la risbagli. E allora capite bene che non ci possono essere ambizioni di vittoria. E allora, intanto vi invito a iscrivervi al canale, è importantissimo il pollice in su al benzinero. Allora, quando sento un'intervista di Alvaro Morata che dice a oggi la classifica non mi preoccupa, mi sento preso in giro. A me già preoccupa la tua classifica marcatori, visto e considerato che, ripeto, due gol fatti da inizio campionato e zero gol fatti in Champions. Quindi la tua classifica marcatori a me Morata mi preoccupa. E tanto che non ti contesto è perché vedo che ti sbatti durante, nel campo, vedo che lotti, vedo che sudi la maglia, vedo il tuo impegno. Però tu devi restare su, tu devi fare la punta, tu devi segnare. Cioè, non mi serve a me di vederti che fai il terzino, a me serve che segni. Perché l'anno scorso, a 150 anni, Olivier Giroud in questo momento aveva già fatto più gol di te. Detto questo, ripeto, lo rispetto perché lo vedi che si sta sbattendo per il Milan. Però, visto che anche tu prendi 5 milioni a stagione, direi che vorrei vedere anche qualche gol. Però mi sento preso in giro perché non puoi dire a me tifoso, che la classifica a oggi non ti preoccupa. Perché sei a 11 punti di svantaggio dal Napoli. E non parlatemi di asterisco. Oggi l'asterisco è 0 punti. Perché non è scontato che lo vinci contro il Bologna. Come non è scontato che lo perdi. Però è tutto da giocare. Quindi oggi fa 0 punti, io sono a 11 punti di distacco. E se tu, Alvaro, mi dici che non sei preoccupato dalla classifica, a me fa incazzare. A me fa incazzare. Perché penso che mi credi stupido. Perché invece io da tifoso sono preoccupato da questa classifica. Ma non dallo scudetto, che non l'ho mai ritenuto possibile. Sono preoccupato anche dal quarto posto, perché Alvaro, se giocate così, non ci arrivate manco quarti. Se c'è questa lotta interna, allenatore, Leao, c'è boh, c'è il casino. Io non sono preoccupato, sono molto preoccupato. Beato te che non ti preoccupi. Quando sento il mister Fonzi dire che pensa ancora allo scudetto, mi sento preso in giro. Non dico grande Fonzi che ci crede ancora. Penso che tu sei fuori di testa, sei fuori strada. Penso che tu devi dire: noi dobbiamo lavorare. Oggi non parliamo di scudetto, perché a 11 punti è stupido parlare di scudetto. A 11 punti si dice che dobbiamo lavorare per raggiungere l'obiettivo minimo, che è entrare nelle prime 4, se no è stagione dove un uomo si dimette, come ha fatto Sarri l'anno scorso. Un uomo si dimette se non arrivi nei primi 4. Non ti ciucci lo stipendio. Allora io preferisco un allenatore che mi dice: raga, in questo momento non dobbiamo parlare di scudetto. In questo momento dobbiamo lavorare, trovare continuità di gioco, continuità di risultati. A me non me ne frega niente, se abbiamo giocato bene contro il Napoli, perché se voi dite abbiamo giocato bene, pensate quanti gol prendevamo se avessimo giocato male. Pensate voi. Una squadra che gioca bene vince, vince, sempre vince. Noi abbiamo fatto sterile possesso palla. E
E allora, Fonzi, non mi devi dire che noi, che non ho mai visto una squadra perdere il campionato a 9 giornate di campionato. Io le ho viste a 10, perché siamo a 10, però noi ne abbiamo fatte 9. Io le ho viste. Io difficilmente ho visto squadre a 9, 10, 11 punti di svantaggio rimontare al tal punto di poter vincere il campionato, anche perché per farlo devi cominciare a vincere tante, tante di fila. E a me questo Milan non mi dà l'impressione che possa fare un'impresa del genere. Me lo auguro, lo spero, ma sono realista. Non sogno questi miracoli. Perché? Perché non ho i giocatori adatti per fare questi miracoli. Quindi vi chiedo per piacere, già ci stanno prendendo in giro i Cardinale, i Scaroni, i Furlani, i Moncada e gli Ibrahimovic. Siete gli ultimi che vorremmo attaccare, davvero Fonzi, sei l'ultimo che vorrei riempire di insulti, perché ti reputo sempre l'ultimo dei responsabili. Prima ci vengono tutta la nostra società e poi i calciatori, poi arrivi anche tu, perché anche tu del tuo ci metti. Però non portarmi a dovermi davvero riempirti di insulti, perché quando mi sento preso in giro poi arrivo al punto che vi devo prendere veramente ad insulti. E a insulti pesanti, Fonzi. Quindi non parliamo di scudetto, bagno di umiltà, pensiamo a lavorare, anzi pensiamo a sistemare le problematiche che ci sono all'interno dell'AC Milan, poi pensiamo a lavorare e poi pensiamo a sistemare dei problemi che ci sono da anni. I problemi dei gol da minchioni che prendiamo ci sono da Stefano Pioli e a oggi non mi sembra cambiata la situazione, perché continuiamo a prendere gol da minchioni. Uguali, precisi, identici. Quindi riportiamo la serietà di non chiacchierare, di non fare veramente, di non fare bla 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 e di lavorare sodo. Perché sennò poi veniamo presi in giro dalla stampa, in giro dagli altri tifosi, e fanno bene anche a percularci. Io non mi offendo quando ci prendono in giro, io mi arrabbio se mi prendono in giro quando capisco che la presa in giro degli altri è immeritata, ma quando tu fai di tutto per farti prendere in giro, che cosa devo dire? Raga, non è essere duri contro l'AC Milan, è la realtà dei fatti. Noi siamo tifosi e vogliamo chiarezza del perché Leao si sta comportando così. Io e oggi, per stemperare un po' la tensione, faccio il video di Suma, ovvio, me lo chiedete, ve lo aspettate, faccio il video reagiamo al video di Suma, però io non riesco proprio a capire come lui possa dire che sta giocando bene Rafa, però non posso neanche capire come venga attaccato Rafa, a prescindere, anche ieri ho visto Rafa scandaloso. Ma Rafa è entrato, perdevamo già 2-0. Gli altri cosa sono stati? Obrobiosi? Degli invertebrati? Non lo so, però ecco, quello che ci tenevo a portare in questo video è proprio questa cosa qui. Basta prenderci in giro. Dopo io capisco perché ci prendono in giro raccontandoci queste barzellette. Finché voi cantate, 2-0 perdo, canto, non è che siamo a Sarabanda, che dobbiamo per forza sempre cantare. Finché voi cantate, sostenete, questi ci pigliano tutti in giro, perché uno dei motivi che questa società ci prende in giro, e questi giocatori anche, è che noi cantiamo a prescindere. Sosteniamo, applaudiamo sempre, applaudiamo ciò che non è da applaudire. E allora questi si comporteranno sempre così. Oggi deve essere un momento che bisogna smetterla di essere mediocri come la nostra società, perché c'è una parte di tifoseria che è diventata mediocre come la società, è contenta di una buona prestazione. Ormai ci accontentiamo di vincere un derby. Cioè, il mediocre basa la sua stagione sul derby vinto. Chi vuole invece il Milan che torni vincente, vuole il Milan che vince. Guardate che quando vincevamo le Champions, quando vincevamo i campionati, il Milan ne perdeva di derby, però vinceva i titoli. Ecco, non diventiamo come i tifosi della Lazio o della Roma,
che vivono solo per il derby. Abbiamo vinto il derby come se fosse un obiettivo. È una partita importante, ma gli obiettivi sono i trofei. Io posso anche perdere due derby, ma se vinco il campionato del derby me ne frego. E basta, basta, basta applaudire. Come si può cantare a una squadra che ha 11 punti? Come si può applaudire una squadra di una società che non rispetta l'AC Milan? Quando è che difenderete questi colori? Quando è che fischierete questa gente indegna invece di cantare? Che cantate a fare? Io ve lo dico con rispetto, perché poi, raga, ripeto, ognuno poi fa quello che vuole. Vuoi cantare? Canta. Però rispettate anche la mia idea. Che cantate a fare? Finché questa gente verrà sostenuta, ci prenderanno in giro, sempre, sempre. Guardate quanto gliene è fregata di questa sconfitta, che non hanno fatto manco piega. Furlani, Moncada, Ibrahimovic, nessuno c'era all'allenamento del Milan di oggi. Che gli frega a loro quando ti arriva il bonifico sotto il letto tutti i mesi? Che gli frega? Siamo noi che ci rodiamo l'anima. E allora che aspettiamo? Cosa dobbiamo aspettare per reagire come tifosi? Per dire basta con questa mediocrità? Che dobbiamo fare? Cosa deve fare il Milan per farvi reagire? Io è quello che mi chiedo. Cosa deve fare il Milan ancora di peggio per farvi reagire? Non lo so, non me lo spiego, perché ci sono tutti i presupposti. Dicevo, ci sono tutti i presupposti per poter reagire e dire basta, basta, basta prenderci per i fondelli. Raga, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale.